cosa so dei Casalesi? Tutto. Sì, io me li ricordo, gli uomini del clan. Nessuno li chiamava ancora con quel nome, ma tutti sapevamo da dove venivano e cosa erano stati capaci di fare. Il punto di aggregazione in questa realtà è stata la violenza che produce ricchezza, la violenza che produce scambi. Loro sono riusciti a fagocitare tutto quello che avevano sulla loro strada e a creare un monopolio della gestione di tutte le attività economiche del territorio. Erano nati contadini, bufalari, sono diventati boss di camorra, i più cattivi, i più ricchi, e chiunque ci faceva degli affari. Il loro era un impero senza limiti. Il termine impero dà l'idea di un potere incontrastato. Qual è stato quello della mafia camorra in provincia di Caserta per oltre un ventennio? Era una situazione veramente, insomma, di strapotere, di strapotere criminale. Avevano con sé l'arma più convincente di tutte, i soldi, una montagna di soldi. Il denaro qui ha attecchito come l'erba cattiva e ha germogliato ovunque, nel cemento, in mezzo alle trame e sul sangue di quei pochi che hanno provato a dirgli di no. I morti c'erano, e i morti stavano lì a segnalarti il pericolo imminente possibile, era a farti stare in guardia, ma non tutti sono stati in guardia, non tutti hanno capito bene qual era la pericolosità di quel clan. Il clan dei Casalesi si muoveva nei comuni con cortei armati, con uomini che si sporgevano dai finestrini con i mitra, che sparavano in alto e urlavano: qui comandiamo noi. Cosa so dei Casalesi? Tutto, e posso raccontarvelo, perché io ho vissuto nella terra del clan. Ci sono due cose che mi fanno paura: la guerra e il terremoto. Negli anni Ottanta in Campania li abbiamo avuti tutti e due, insieme. Si può dire che la storia inizia da lì. Prima c'è stata la scossa, chi se la scorda più, le macerie e migliaia di morti. Poi sono arrivati gli spari, altri cadaveri per strada, ma questa volta diversi. Erano i morti della guerra tra le famiglie di Camorra che si litigavano i soldi della ricostruzione, Cotoliani e Nuova Famiglia. La terra tremava e loro si scannavano. Ecco, negli anni Ottanta potevi solo scegliere di cosa avere paura. Io? Io avevo paura di Antonio Bardellino, il boss di San Cipriano, quello che ha fondato il primo clan. Antonio Bardellino è un criminale con grandi ambizioni. Killer spietato, uomo d'azione, ma anche stratega d'affari. Negli anni 70 si pone al vertice di un'organizzazione che agisce nella zona dei Mazzoni, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, dove la camorra condiziona ogni attività legale o illegale. Era un criminale di grande levatura, aveva avuto l'intelligenza di indirizzare il clan non soltanto sugli aspetti militari e sui reati tradizionalmente mafiosi, ma sul versante imprenditoriale. È su questo che aveva rafforzato la struttura del clan. Era riuscito a intessere rapporti con imprenditori, e molti imprenditori,
divennero contigui o intranei alla stessa organizzazione che creò Antonio Bardellino. La Camorra di Provincia ha molto a che fare con l'attività economica legale. Quindi più che camorra rurale è camorra di commerci, è camorra di attività imprenditoriali, è camorra di affari. Tra estorsioni e narcotraffico, il carisma di Bardellino cresce, le sue relazioni si moltiplicano e il capoclan è tra gli affiliati campani a Cosa Nostra siciliana, legato al boss dei due mondi, Tommaso Buscetta. Alla fine degli anni 70, entra in contatto con il cartello colombiano di Medellin e conquista il monopolio del traffico di cocaina. Realizzano molto denaro che Bardellino utilizza per fare l'import-export, diciamo, di droga dal Sud America, moltiplicando ulteriormente il suo potere economico. Nel 1980 Bardellino scende al fianco dei clan del cartello della Nuova Famiglia, in guerra contro l'organizzazione rivale di Raffaele Cutolo, la nuova camorra organizzata. Il suo gruppo di fuoco contribuisce alla sconfitta del boss di Ottaviano, ma viene escluso dagli affari del dopo terremoto. I cantieri più importanti sono in mano ai clan egemoni dei Nuvoletta di Marano e Gionta di Torre Annunziata. Bardellino non si lascia intimidire e organizza due assalti contro gli ex alleati. Il primo alla villa fortificata dei Nuvoletta, l'altro, pochi mesi dopo, nel feudo dei Gionta. Buonasera. È stato quasi con certezza lo spaventoso regolamento di conti tra fazioni rivali della Nuova Famiglia, la strage camorristica di questa mattina a Torre Annunziata. 8 morti, tutti pregiudicati, una decina di feriti, tra cui una bimba di 10 anni che per fortuna se la caverà con poco. Al termine di questa guerra di camorra che farà centinaia e centinaia di morti ogni anno per 2-3 anni, dalla fine degli anni 70 ai primissimi anni 80, ne emerge come figura di capoclan indiscusso di tutto quanto il casertano. La matanza al circolo dei pescatori significava la rivoluzione nei rapporti di forza, lo capivano tutti. Con Cutolo in galera, le vecchie alleanze erano finite e il boss del casertano non si sarebbe accontentato degli spiccioli. A Bardellino non interessavano le estorsioni, le sigarette, le piccole cose. La sua forza era il cemento, perché il cemento non fa chiasso e mette tutti d'accordo. Così il clan si è preso poco a poco ogni cantiere della zona, anche il mio. Il clan dei Casalesi ebbe l'intelligenza di creare un consorzio fra i produttori di calcestruzzo. Nell'ambito di questo consorzio, gli stessi vertici del clan riuscirono ad aprire dei propri centri di produzione, sicché alcuni centri di produzione del calcestruzzo erano di proprietà dei vertici del clan, altri di soggetti anche estranei al clan, ma la presidenza del consorzio era affidata ad un uomo che era stato indicato allo stesso clan. Loro sono arrivati subito al centro dell'obiettivo che volevano raggiungere, cioè quello di fare soldi. L'unico interlocutore con cui devono avere a che fare le imprese che realizzeranno la ricostruzione delle opere pubbliche, delle strade, delle infrastrutture tra Napoli e Roma sono i bardelliniani. Quando tra l'81 e l'83 partono i finanziamenti per la ricostruzione dell'Irpinia, l'allargamento dell'autostrada Roma-Napoli e il ripristino dei canali borbonici Regi-Lagni, nelle casse di Bardellino entrano migliaia di miliardi. Le ditte di cemento e inerti del suo clan gestiscono ogni opera pubblica tra le città e il mare e macinano appalti anche grazie al controllo dei consigli comunali. I sindaci erano tutti familiari dei vertici del clan o comunque persone che il clan
aveva ritenuto di poter far votare. Perché con quel potere soprattutto che volevano e avevano interesse ad avere a che fare i gruppi criminali, perché il potere politico locale che dava i lavori alle imprese locali, il piccolo favore, chiudeva un occhio e non favoriva e accentuava delle iniziative e dei controlli amministrativi. La famiglia Schiavone in particolare era sempre stata molto presente nelle associazioni di categoria degli allevatori e dei coltivatori della provincia di Caserta, e attraverso questa si era fidelizzata con una parte della Democrazia Cristiana, all'epoca partito di governo sia a livello nazionale che a livello provinciale. Tutto questo però si accompagnava a una straordinaria capacità di intimidazione del clan. Il sistema di Bardellino era perfetto. I suoi uomini comandavano su ogni sacco di cemento e su ogni moneta che quel sacco muoveva, e gestivano le schede elettorali. Li vedevi girare armati tra Casale, San Cipriano, Villa Literno. Entravano nei cantieri come padroni. Non c'era più nemmeno bisogno delle minacce. Se ti mettevi a posto, come dicevano loro, stavi tranquillo ed entravi nel giro. È andata avanti per anni senza problemi, perché conveniva, tutto filava come doveva, almeno fino a quando il boss non ha deciso di andarsene. Negli anni Ottanta Bardellino è un capo incontrastato della camorra, ma è anche ricercato dalla polizia internazionale, così sceglie di vivere la maggior parte dell'anno in Centro America, dove ha comprato casa, si è sposato e investe il suo capitale criminale in varie iniziative. A gestire gli affari in Italia lascia il suo braccio destro Mario Iovine e i nipoti Toni e Paride Salzillo. Proprio questa scelta a favore della famiglia, però, scatena dissidi tra i suoi uomini. Per molti, il boss è diventato un tiranno che vive nel lusso alle spalle di coloro che lo hanno reso ricco e potente. Con Bardellino, naturalmente, crebbero degli altri personaggi che erano i suoi autisti, i suoi vice, i suoi giovanotti. A un certo punto ci fu il capovolgimento di equilibrio e di scenari, per cui anche la lontananza frequente di Bardellino dal territorio campano convinsero i più giovani a partire con una guerra generazionale. Nel 1988 gli equilibri si spezzano e sulla scena irrompono nuovi protagonisti, i suoi sicari. Francesco Schiavone, detto Sandokan, Francesco Bidognetti, chiamato Cicciotto di Mezzanotte, e poi il boss Vincenzo De Falco, conosciuto come il Fuggiasco. Sono loro gli uomini decisi a prendere il comando ed eliminare Bardellino con i suoi fedelissimi. Francesco Schiavone nasce come guardaspalle di Mario Iovine. Fondamentalmente era un personaggio di secondo piano, era un killer, un uomo d'azione. Solo con la morte di Bardellino assume una valenza di capofamiglia, di capo organizzazione. Francesco Bidognetti ha rappresentato il capo della frangia del clan dei Casalesi più operativa sul fronte delle attività di aggressione, attività violente, la mano criminale e violenta del clan. I nuovi capi sono tutti originari di Casale di Principe, ma tra loro si fa strada una quarta personalità. Killer nella strage a Poggio Vallesana, dove trova la morte il boss Ciro Nuvoletta, ma anche abile uomo d'affari. Michele Zagaria, boss di Casa Pesenna, leader di una famiglia di fratelli imprenditori. Sono quelli che hanno fatto il Movimento Terra dare il tesoro di famiglia. Sono quelli che hanno lavorato in tutta Italia sul Movimento Terra, sui noli a caldo e a freddo, sulla terza corsia dell'autostrada, sull'alta velocità. Hanno fatto sempre esclusivamente questo, tentando di accreditarsi come imprenditori e non come camorristi. Schiavone e Bidognetti prendono l'iniziativa. Nel maggio dell'88 convincono Iovine a vendicarsi della morte del fratello, che loro dicono è stata ordinata da Bardellino, che lo considerava un confidente dei carabinieri.
Iovine raggiunge il suo ex socio in Brasile e, secondo quanto è ricostruito al processo, lo uccide a colpi di mazza, seppellendone il cadavere in spiaggia. L'omicidio di Antonio Bardellino è un fatto che storicamente segna il passaggio dal clan Bardellino al clan dei Casalesi. I bardelliniani della provincia sono messi in fuga e Tony Salzillo si rifugia all'estero. Ma Schiavone riesce ad attirare il fratello Paride in una trappola dentro un'abitazione di Casale di Principe e, insieme agli altri vertici del clan, lo strangola. Con quella morte rituale si stabilisce la nuova alleanza del clan. E ormai Casalesi vuol dire nell'immaginario collettivo clan, un clan dei Casalesi, no? E non, come dovrebbe essere naturale, è proprio abitanti di Casal di Principe. C'è una spartizione di territori e di affari, nell'idea che gli affari sono tanti, per cui tutti possiamo viverci ed arricchirci, e meno ci facciamo la guerra tra di noi, più opportunità abbiamo. Si muovono in sincrono, hanno una cassaforte comune, ognuno aveva il suo personalissimo pacchetto di estorsioni da gestirsi, i suoi affari che non divideva con gli altri, ma c'era una quota comune che veniva messa in cassa e che serviva per garantire gli stipendi. Ogni membro dei Casalesi ha un'attività imprenditoriale, fondamentalmente nel settore della coltivazione delle terre, nella zootecnia, soprattutto nel settore delle bufale, quindi della produzione di mozzarella e di formaggi, e nel cemento. In particolare il sovrapprezzo sul cemento e sugli inerti andava in questa cassa comune e tutti quanti gli appalti comunali al di sopra dei 100 milioni di lire, delle vecchie lire. Mentre quindi al di sotto dei 100 milioni delle vecchie lire potevano essere gestiti in loco da una singola famiglia di quel territorio, tutti quelli che erano al di sopra di questa cifra, una parte estorsiva, in genere il 3-4% dell'appalto, andava direttamente alla cassa del clan. Al principio i boss casalesi abbandonano gli investimenti internazionali per radicarsi nell'economia del territorio. Gli Schiavone, il capoclan Sandokan col fratello Walter e il cugino Francesco detto Cicciariello, riprendono gli interessi sulle attività dell'agro aversano. Le aziende dei boss condizionano anche l'intera filiera del latte e dell'ortofrutta. Per anni alcuni marchi nazionali hanno il monopolio della distribuzione grazie alle intimidazioni del clan che favorisce alcuni caseifici di Casale. Francesco Bidognetti si concentra sull'area di Castel Volturno, lì dove tra abitazioni fatiscenti, spaccio e prostituzione è cresciuta la sua potenza militare. Negli anni 90 Cicciotto appalta i traffici illegali agli immigrati e si dedica a un nuovo, più redditizio affare, i rifiuti. C'è una società che si chiama Ecologia 89, individuata dai carabinieri, che segna la data di nascita formale dell'ecomafia ed è una società capitale integralmente camorristico, ma quella è la parte finale dell'affare, perché in realtà le ecomafie non vengono inventate dalla camorra, le ecomafie vengono inventate da cordate di imprenditori che non sanno dove smaltire i rifiuti industriali e cercano fossi dove nascondere i veleni. I casalesi rappresentano la vera nuova camorra organizzata, quella che nasconde i legami col crimine di strada, che crea lavoro e consenso, ricicla i proventi di droga nell'economia legale e si occupa di smaltire veleni per conto di tutto il paese. I loro consorzi modellano il paesaggio mentre lo avvelenano. Come emergerà dalle indagini, le aziende dei boss si infiltrano nei cantieri dell'alta velocità a Roma-Napoli, di tutte le strade della regione, costruiscono centri commerciali, ristrutturano persino il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E nei buchi di cave e cantieri sversano tonnellate di rifiuti. Si dice, perché poi non sono state trovate tracce, che sotto la terza corsia della Napoli-Roma, oppure sulle superstrade Nova Vigna Viterno, siamo stati smaltiti sotto queste arterie stradali quantità notevoli di rifiuti anche tossici. Tra il 1990 e il 1994 il loro potere è assoluto, feroce, velenoso, ma è anche avvolto dal silenzio.
nel più assoluto silenzio, perché tranne pochissime voci di giornalisti che ogni tanto riuscivano a scrivere qualcosa su questa organizzazione, prima non c'era, c'era un silenzio assordante. Quando arriva all'inizio degli anni 90 Cafiero de Raho a indagare su questa criminalità e chiama le caserme dei carabinieri per capire cosa stava avvenendo, la maggior parte di essi, lo racconta Cafiero de Raho, dice di non sapere che lì c'è la camorra. Tutto questo ha favorito e alimentato la paura e la estensione di un gruppo che proprio per la impunità ha potuto fare per anni quello che voleva. Si credevano onnipotenti. Non era solo soggezione e paura. Era sangue vero, perché la loro violenza non si è mai arrestata. Per 15 anni sono stati l'incubo della provincia. Sottomettevano interi comuni, inquinando le elezioni, accaparrandosi ogni appalto, corrompendo investigatori e inquirenti, uccidendo chi gli sbarrava la strada. Persino tra di loro non hanno mai smesso di ammazzarsi. Pochi anni dopo la morte di Bardellino è scoppiata un'altra guerra interna. C'era un morto al giorno e il clima si era fatto rovente. Ma è proprio con quella guerra che qualcosa è cominciato a cambiare. Nel 1990 un nuovo scontro contrappone il clan di Schiavone e Iovine a quello dei De Falco, alleati con il La Torre di Mondragone e gli Esposito di Sessa Aurunca. Fu una scissione che venne determinata dal fatto che Enzo De Falco riteneva di poter portare avanti gli affari del clan gestendoli come propri, in modo poi da poterne ricavare un utile solo per sé e per i suoi uomini. Questo evidentemente determinò le frizioni che esistevano fra Francesco Schiavone e soprattutto Michele Zagaria, Antonio Iovine, e il conflitto che si era aperto fra il gruppo scissionista e quello dei casalesi di Francesco Schiavone lascia sul terreno molti morti. Quando dopo una prima esitazione anche Bidognetti scende a fianco di Sandokan, la guerra si inasprisce. La prima conseguenza è la morte di Mario Iovine, freddato dentro una cabina telefonica in Portogallo. Partono vendette incrociate e agguati. Anche il boss Enzo De Falco viene ucciso. In quel clima di terrore, uno degli affiliati al clan, cugino del boss Francesco Schiavone, si convince di essere entrato nelle mire degli avversari e, per salvarsi, si consegna ai magistrati. Il primo grande squarcio di luce sul clan dei Casalesi si è avuti con il pentimento, con la collaborazione con la giustizia di Carmine Schiavone, che avviene verso il marzo del 1993 e prosegue per circa un anno. Quando cominciò a parlare Carmine Schiavone, molte delle sue affermazioni sembravano impossibili, irreali. Riferisce di una forza militare veramente notevolissima e riferisce inoltre della capacità che il clan dei Casalesi aveva avuto di controllare il territorio, determinata anche dalla collusione di appartenenti alle forze dell'ordine, dalla corruzione di alcuni magistrati o anche collusione di alcuni magistrati, oltre che della struttura imprenditoriale di cui si avvaleva appunto il clan. Personaggi della politica del tempo, amministratori comunali, amministratori provinciali, che sembravano persone assolutamente integerrime, banchieri che si scopre avevano delle profonde relazioni con l'organizzazione dei Casalesi e avevano vari compiti di fiancheggiamento dell'organizzazione stessa. Quello che tuttavia poi determina in qualche modo anche una necessità di ulteriore accelerazione, insomma, dell'indagine e di approdo, diciamo così, al processo,
sarà l'anno successivo, cioè nel 1994, il brutale omicidio di Don Giuseppe Diana. L'unico a ribellarsi allo strapotere dei casalesi è un prete, Don Giuseppe Diana, parroco della chiesa di San Nicola. Dal pulpito, Don Diana denuncia i soprusi, educa i giovani alla non violenza e organizza manifestazioni contro le bande che mettono a ferro e a fuoco il casertano. Il 19 marzo del 1994, il prete viene assassinato dentro la sua chiesa. È il primo omicidio eccellente, una morte inaspettata che sconvolge il paese e accende i riflettori nazionali su un territorio sconosciuto. A interessarsene è la commissione antimafia che apre una polemica sull'inconcludenza delle indagini. Poi il Papa fa sentire la sua voce. Sento il bisogno di esprimere il vivo dolore, innesuscitato dalla notizia dell'uccisione di Don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati assassini mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa. La morte di Don Diana l'aveva deciso il fratello di Vincenzo De Falco, Nunzio, che stava perdendo la guerra con Sandokan e voleva attirare su Casale tanta di quella polizia da metterli in difficoltà. E c'è riuscito. E come? Perché dopo la morte del prete le cose sono cambiate per tutti. Il silenzio che aveva avvolto il clan per anni in qualche modo finì. Si accese come una luce su Casale e Carminuccio, che si era pentito e parlava ai magistrati, completò l'opera. Grazie alle rivelazioni di Carmine Schiavone, nel 1995 la direzione antimafia organizza una grande controffensiva. Nome in codice Spartacus, dal gladiatore Tracio che si ribellò al brutale dominio di Roma, partendo da Capua. Nella notte del 5 dicembre, 147 ordini di arresto decapitano il vertice e portano in carcere affiliati, fiancheggiatori, politici e imprenditori. Alle famiglie del clan sono sequestrati beni per quasi 1.500 miliardi delle vecchie lire. Il blitz colpisce al cuore la mafia di Caserta, che si credeva impunita e protetta. L'ordinanza raggiunge in carcere uno dei capi, Francesco Bidognetti, arrestato già nel 1993. Eppure alla retata sfuggono gli altri nomi di peso. Il capo Francesco Schiavone e Michele Zagaria entrano in latitanza, e anche un giovane boss di San Cipriano, cresciuto come killer sotto l'ala protettiva di Sandokan, è diventato il quarto pilastro dei casalesi. Antonio Iovine, detto Oninno, il ragazzino. Tutti e tre sfuggiranno per anni alla giustizia, senza mai abbandonare il loro paese, coperti da complici insospettabili. D'altro canto, fuori dal proprio territorio è abbastanza impossibile avere quella rete di coperture, di connivenze, di aiuti. Basti pensare che cosa ci voleva per costruire i vari bunker, come sono stati trovati alcuni bunker di passaggio di Iovine, porte scorrevoli, tutto un sistema di aerazione, possibilità di avvisaglie, telecamere. Insomma, erano cose da realizzare in pochissimo, senza che se si desse all'occhio. I casalesi sono esperti costruttori di stanze e cunicoli sotterranei che collegano le abitazioni. Ed è in bunker e appartamenti di prestanome che, dopo il blitz del 95, si nascondono i casalesi. Sandokan, dai suoi nascondigli sotterranei, continua a gestire i suoi uomini, riceve visite e amanti, coltiva gli hobby preferiti come la pittura, esce per concludere affari e ha persino altri due figli dalla moglie Giuseppina Nappa. Era un capo che seguiva in pieno il codice di Camorra, nel senso che la regola del camorrista era quella di non avere rapporti naturalmente con gli appartenenti alle forze dell'ordine, avere una famiglia che vive in modo completamente chiuso, senza rapporti
con l'esterno. Carmine Schiavone nelle sue dichiarazioni ci diceva: se volete catturare Francesco Schiavone dovete guardare dove ci stanno le sue vacche, dove ci stanno le sue bufale, perché lui non può vivere lontano dalle sue bufale. Se dovesse essere in Australia, scappato in Australia, cercate se ci sono delle bufale da latte in Australia e mi troverete Francesco Schiavone. Infatti l'abbiamo trovato poi a Casal di Principe, vicino alle sue tenute. Addirittura alcune colonne di poliziotti, carabinieri e finanzieri sono partite da Roma per arrivare nottetempo in maniera riservata a Casal di Principe. I carabinieri, ricordo, che circondarono completamente la cittadina di Casal di Principe, fu completamente circondata utilizzando i battaglioni mobili, utilizzando unità speciali, e sono stati impiegati unità cinofili per trovare i nascondigli. Sandokan viveva sottoterra come i topi. Il giorno che le guardie hanno capito dov'era, hanno dovuto spuntare il paese casa per casa, scavare e abbattere pareti, affumicare la stanza per stanarlo. Lui si è arreso perché stava coi figli. Mi ricordo di aver pensato, beh, anche i topi hanno un cuore, insomma, dei limiti. Più tardi però, quando ho letto gli atti del processo, ho capito che non era così. Pochi giorni dopo la cattura del boss, si apre il primo processo al clan. Spartacus è un procedimento enorme con 130 imputati, decine di testimoni e collaboratori, un risultato eccezionale per i magistrati che hanno cominciato a indagare quelle cosche nel più completo isolamento tra insidie e sospetti. Il processo Spartacus si può senza nessun dubbio paragonare per importanza al maxi processo di Palermo, perché come lì per la prima volta viene la mafia processata e quindi è la fine dell'impunità dei capi della mafia siciliana, qui è la fine dell'impunità del clan dei Casalesi. Nel processo sono state celebrate circa 700 udienze, sono stati sentiti centinaia di testimoni, investigatori, fonti collaborative, una trentina di collaboratori di giustizia e in queste 700 udienze molte collaborazioni con la giustizia, dopo il blitz del 1995, si verificarono nel corso del processo. E quindi il dibattimento diventò anche un luogo per certi versi di incremento della conoscenza. Altri affiliati scelgono di collaborare. Tra questi Giuseppe Quadrano, il killer di Don Diana che svela il retroscena della guerra ai De Falco. Dario De Simone è invece l'uomo che ha gestito lo sversamento dei rifiuti tossici. Con lui i magistrati ricostruiscono la tentacolare rete di connivenze che ha permesso ai Casalesi di interrare veleni per anni. Il traffico dei rifiuti è cresciuto nel tempo. Il clan non seppellisce solo materiali illegali delle industrie, ma tramite prestanomi incensurati e legami con la politica si è inserito nella gestione delle discariche ufficiali. E quando scoppia l'emergenza rifiuti a Napoli, è Michele Zagaria a indicare i luoghi dove smaltire le ecoballe che non trovano posto. In quelle discariche, però, la camorra ha mischiato rifiuti urbani con sostanze tossiche e scorie radioattive. A trascrivere i dettagli sconcertanti di quella storia di veleni, al principio in aula ci sono pochi cronisti. Rosaria Capacchione, che segue le vicende di Casale dagli anni Ottanta, e un giovane scrittore, Roberto Saviano, che ha letto i suoi articoli, vuole scrivere un libro sugli affari dei boss e conia un termine per descrivere la tragedia dei rifiuti inceneriti per strada, terra dei fuochi. Dico tranquillamente che se non ci fosse stato il successo di vendite commerciali di Gomorra, non avremmo avuto tutta quella attenzione che meritava un fenomeno criminale nella provincia di Caserta e non ci sarebbe stata una moltiplicazione di inchieste come c'è stata su quei clan e su quei gruppi. Grazie al lavoro di scrittori e giornalisti, il nome e la ferocia dei Casalesi cominciano ad essere conosciuti nel paese. Il loro potere però resta intatto.
I boss alla sbarra come Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti si difendono dalle accuse dichiarandosi imprenditori perseguitati, ma continuano a impartire ordini dal carcere e influenzare il territorio. Fuori, a far girare per loro la miliardaria macchina di rifiuti e cemento, ci sono i due reggenti, Antonio Iovine e Michele Zagaria. La storia invece di Antonio Iovine e di Michele Zagaria è una storia di crescita di influenza legata al lungo periodo di latitanza. Questo ha consentito chiaramente di vedere in loro l'elemento di continuità del gruppo e di saldatura, diciamo, tra una generazione e una nuova generazione. Hanno la fortuna di aver campo libero e quindi di poter esercitare in un primo periodo in comunanza di interessi, perché fino al 2006-2007 loro sono stati amici oltre che co-gestori del clan dei Casalesi. Andavano in vacanza insieme, facevano la latitanza insieme. E quindi Iovine e Zagaria hanno sviluppato la loro capacità imprenditoriale in maniera indisturbata. I boss liberi hanno il compito di rassicurare i detenuti attivando quelle relazioni, coltivate negli anni, che possono aggiustare la sentenza. Ma devono soprattutto curare gli investimenti. La prima cosa che temono è una nuova guerra interna e per questo Iovine e Zagaria decidono di far sentire che il gruppo è unito sotto il loro comando. Sentite, io sono Michele Zagaria. Allora, sentite bene, io le sto telefonando perché le voglio dire, no? Che sì. Lei non è un giornalista serio. Sì, ma scusi un attimo, ma lei è Michele Zagaria chi? Lo sai bene, chi scrive sul giornale, no? Che sta in guerra con Antonio Iovine. Ma scusami, è uno scherzo questo? No, 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 non è uno scherzo, sono io personalmente, io così le faccio le cose, perché io sono una persona seria e lei no. Aspetta un attimo, ti passo pure Antonio Iovine, va bene? E così ti togli questo pensiero di scrivere sempre stronzate. Io secondo me un professionista serio, no? Tutte queste stronzate non le scrive, è chiaro? Adesso te lo passo. Pronto? Sono Antonio Iovine. Senti, noi non stiamo scherzando, ci siamo stufati di fare queste... per tutte queste criminali, no? Noi siamo delle famiglie che ci scriviamo da tanti anni. Allora, se lei deve scrivere le notizie, le scrive serie e scrive la verità. Allora, voi fate il vostro mestiere e noi vi rispettiamo per quello che fanno. Purtroppo noi facciamo l'altro così e ce lo siamo scelti noi, no? È vero? Sì. Quella telefonata nacque da una notizia che circolava sui giornali nei giorni precedenti su un contrasto tra i due latitanti, che erano i due vertici del gruppo ancora liberi, e che quindi tra di loro ci fosse un contrasto che potesse sfociare in qualche guerra, in nuovi fermenti. E loro chiamarono il giornalista della testata locale per dirgli appunto che non era vero quello che scriveva ed era quindi un segnale di unità e di tranquillità all'interno del gruppo. La tranquillità del clan è ormai minacciata dal lavoro incessante del pool di magistrati napoletani che negli anni 2000 porta avanti sequestri e indagini patrimoniali sulle aziende del clan. È nato anche un rigurgito di società civile, di imprenditoria punita che si voleva finalmente liberare da questo cancro che l'ha sempre oppressa. Gli investigatori puntano ai misteriosi rapporti del clan con ambienti insospettabili, politici e colletti bianchi. Il clan dei Casalesi ha avuto sempre dei mediatori, delle interfacce, persone che hanno nascosto l'ala militare e che in realtà hanno consentito di avere rapporti con anche politici, con appartenenti alle più ampie istituzioni. I magistrati compromettono la solidità della rete di complici su cui Schiavone e Bidognetti contano per uscire dal processo. Essi stessi hanno determinato le elezioni di uomini politici, essi stessi hanno determinato elezioni nell'ambito dei comuni che hanno voluto controllare. E tutto questo è evidente che ha fatto, come dire, sorgere, rafforzarsi la consapevolezza che comunque qualcuno sarebbe intervenuto per aiutarli da parte dello Stato. Ritenevano che lo Stato fosse flessibile, che fosse comunque avvicinabile, ma anche corrompibile, oggetto di
corruzione. Bene, tutto questo non avvenne. Ergastolo per 21 persone, assoluzione per una quindicina. Una vita dietro le sbarre nel futuro di Francesco Schiavone, detto Sandokan, capo riconosciuto del clan dei Casalesi, ritenuto responsabile di 5 omicidi. Stessa sorte per Francesco Bidognetti, altro personaggio di spicco, noto come Cicciotto di Mezzanotte. Assolto invece Ernesto Bardellino, per il quale pure era stata chiesta la condanna a vita. Si è concluso così, a 10 anni dagli arresti e dopo oltre 7 anni di udienze, il processo alla storia criminale di un territorio. Le 21 condanne all'ergastolo nei confronti di tutto un gruppo direttivo, diciamo, di quell'organizzazione erano una risposta inevitabilmente forte, insomma, no? Segnavano un po' uno spartiacque tra un prima e un dopo, questo è inevitabile. Nel 2005 la prima sentenza mostra che lo Stato è inflessibile e i fiancheggiatori impotenti. I boss temono la conferma in appello e decidono di giocarsi il tutto per tutto. La loro prima mossa è dentro il processo. A marzo del 2008 l'avvocato di Bidognetti e Iovine, Michele Santonastaso, fa istanza di ricusazione. In aula legge 60 pagine controfirmate dai boss. Attacca la credibilità dei giudici perché a suo parere condizionati dai giornalisti come La Capacchione e scrittori come Saviano. Il romanzo Gomorra, uscito nel 2006, vende 800.000 copie e rappresenta un concreto simbolo di riscatto per una terra a lungo dimenticata. Hanno capito che oltre ai magistrati, ai poliziotti, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, in campo c'era uno strumento nuovo per combatterli, cioè l'informazione, che non c'era stata nel passato. Ma i boss non tentano solo di sconvolgere il processo, assecondano una risposta più violenta. Uno dei killer del clan Bidognetti, Giuseppe Setola, detto il Cecato, è evaso dagli arresti domiciliari di Pavia e con una banda di uomini armati è tornato nel Casertano per uccidere. Una ristretta lista di latitanti sulla quale si concentrano le indagini in queste ultime ore. Alessandro Cirillo, Reste Spagnolo, Giovanni Letizia, Giuseppe Setola, Emilio Di Caterino. Due gli obiettivi della lunga serie di omicidi e attentati degli ultimi mesi attribuiti a questi uomini. Colpire collaboratori di giustizia e loro parenti e rafforzare il controllo su traffico di droga e racket. Attentati contro negozi ed imprese anche negli ultimi giorni. Poi una lunga serie di omicidi. Secondo quanto affermano i collaboratori, Setola ebbe un mandato ad operare sul territorio per recuperare la credibilità del clan. E cominciano a morire nell'ordine tutte le persone che appartengono alle categorie indicate in istanza di dimissione. C'era sicuramente una componente rivendicativa di tipo terroristico. Si voleva che si capisse che erano loro, diciamo così, quel gruppo di persone a fare quelle azioni, no? C'era una firma, venivano usate le stesse armi, quindi voglio dire, con una volontà di nuova intimidazione, di nuovo radicamento del potere di intimidazione del territorio. Prima ancora, tra l'altro, che la sentenza del maxi processo diventasse definitiva. La sequenza di morte è impressionante. In poche settimane Setola e i suoi uccidono gli imprenditori Domenico Noviello, Raffaele Granata, Antonio Celiento e poi il fratello del pentito Luigi Diana. Infine, il 1 giugno 2008, in pieno giorno, davanti a un bar di Casale, colpiscono anche un insospettabile imprenditore che il giorno dopo aveva un appuntamento in procura. C'è l'ombra forte sull'omicidio di Michele Ursi, che aveva iniziato a collaborare, ma Michele Ursi era un personaggio di altissimo rilievo all'interno del clan. La strategia del terrore non si ferma. Il 18 settembre Setola raccoglie la banda, si reca a Castel Volturno e davanti a una lavanderia comincia a sparare su tutto quello che si muove. Restano a terra 6 cittadini nordafricani, incensurati. È una strage che sconvolge il paese e fa esplodere una rivolta all'interno della comunità di immigrati. E anche in questo caso, quella che era partita come una strategia che avrebbe dovuto rafforzare sul territorio, il clan dei Casalesi finisce per rivelarsi un boomerang nei confronti dello stesso clan. Quando metti una bestia feroce alle strette, la reazione te la devi aspettare.
I boss hanno scatenato il cecato perché sapevano cosa avrebbe fatto. Era un pazzo, un maniaco. Loro stessi lo chiamavano a puttana, perché era senza regole. Stava fatto di coca tutto il giorno. Se avevano dato a lui lo scettro del clan, significava che erano disposti a tutto pur di evitare il carcere duro. Il carcere per loro è arrivato lo stesso. Ergastolo con isolamento diurno per anni due. Per Bidognetti Francesco, Caterino Giuseppe, Giovane Antonio, Schiavone Francesco del 54, Schiavone Francesco del 53, Schiavone Walter e Zagaria Vincenzo. Il processo d'appello alla Camorra dei Casalesi si è dunque concluso con la conferma delle 16 condanne all'ergastolo inflitte in primo grado. Questo è il dato più significativo della sentenza, che pure ha ridotto alcune delle condanne per posizioni minori. Quando la sentenza di appello conferma gli ergastoli e i sequestri, gli investigatori temono un rilancio del gruppo Setola. Per evitare il peggio, l'antimafia mette in campo una poderosa caccia all'uomo che in 6 mesi porta all'arresto prima dei gregari e poi dello stesso boss. Setola è fermato nel gennaio del 2009 a Mignano Montelungo, ai confini tra la provincia di Caserta e di Frosinone. Per fermare la vendetta del clan, però, si deve arrivare ai veri capi, quelli nascosti da 15 anni. Di loro esistono solo foto d'epoca e un identikit, ma Iovine e Zagaria sono fantasmi imprendibili. Era dal dicembre del 95 che Michele Zagaria era latitante. E la sua latitanza rappresentava ancora sul territorio la forza del clan. La caccia si fa serrata nel 2010. In quegli anni Iovine si sposta di città in città, di appartamento in appartamento, e viaggia supportato da una rete di favori. Per un certo periodo vive a Roma, dove ha insediato la sua base operativa. Ribattezzato il ministro della monnezza dei Casalesi, porta avanti gli affari più redditizi del clan e per questo si sente inafferrabile. Con i soldi di droga e rifiuti si è comprato locali da ballo, ristoranti, abiti firmati e anche il silenzio di molti. In una intercettazione, per dire la potenza, anche senza mostrarsi nella latitanza, compare la moglie di Iovine che ordina delle pizze. Il pizzaiolo, il titolare, gli risponde: abbiamo finito il servizio. E lei dice: ma forse non avete capito chi sono, sono la moglie di. E il pizzaiolo subito dice: allora quante pizze vuole? E quindi il potere vero si esprimeva in questi piccoli episodi. La latitanza di Oninno finisce il 17 novembre del 2010, quando viene catturato dentro la proprietà di un agricoltore a San Cipriano. Il sorriso beffardo del boss elegante, trascinato davanti alle telecamere, dura il tempo di un'inquadratura. È l'immagine di feroci criminali che si credevano impuniti e che ora sentono la fine vicina. Non voglio dire che mi sono pentito in quel momento, questo non posso dirlo. È stato un crescendo. Il prete, la strage dei neri, i fuochi dei rifiuti, tutto quel sangue. E alla fine mi veniva la nausea, come un senso di tappo allo stomaco. Io ci avevo fatto soldi con loro, è vero, ma dei rifiuti non sapevo nulla. Mi aveva da ridere quello. Era lui che aveva sotterrato veleni nei campi delle bufale e nei prati dove giocano i ragazzini, i loro stessi figli. Guardavo la TV e pensavo che quelli ricchi e ben vestiti non erano meno pazzi di Setola. Credo che questo sia stato uno degli errori fondamentali dei Casalesi, di non aver compreso che fino a quando la collettività in cui loro operavano percepiva la loro presenza come un aiuto all'economia e come un'accelerazione dell'economia senza danni sul territorio, andava bene, ma quando hanno percepito che c'era un prezzo altissimo da pagare oltre quello umano al loro dominio, lì è cominciata la loro fine. L'erba cattiva da lontano è verde come l'altra, ma sotto inaridisce la terra e alla lunga uccide tutto. Quel giorno l'ho capito e ho deciso. Ho alzato il telefono, ho fatto il numero e ho detto: so dove si nasconde Capastorta. Nella caccia a Michele Zagaria,
gli investigatori si trovano di fronte a un muro di omertà impenetrabile. Come Sandokan, Capastorta è più abile a nascondere i suoi movimenti. Impartisce ordini solo con Pizzini e se lo si deve incontrare, ci si sottopone a lunghi viaggi con perquisizioni continue. Michele Zagaria è stato l'uomo che è riuscito a mantenere una latitanza per tanti anni, perché anche nei suoi spostamenti ha utilizzato tecniche di occultamento particolari, a volte veniva trasportato, si dice, nei cofani delle autovetture, e gli incontri li faceva sempre in luoghi che non venivano nemmeno immaginati dall'interlocutore, e peraltro non aveva né moglie né figli, e quindi anche quel legame affettivo che avrebbe potuto essere un percorso per raggiungerlo non poteva essere sviluppato. Su di lui girano voci contrastanti. Si dice che vada spesso all'estero, che trascorra l'estate in Francia, che sia malato. Appare e scompare come uno spettro. Ma è anche l'uomo più solo al mondo, che per salvarsi ha bisogno di troppi amici. Così gli investigatori studiano una strategia diversa: bruciare la rete di uomini che lo protegge. Così facendo abbiamo tolto ossigeno. Abbiamo tolto ossigeno alla sua capacità operativa, abbiamo tolto fiducia, che lui aveva dei suoi concittadini, e le coperture quindi conseguenziali. I giudici vengono a sapere che Zagaria si nasconde in un bunker sotto il paese. Sanno che a 6 metri di profondità si è fatto costruire una grande stanza dotata di sofisticate tecnologie per il controllo del territorio, camere e microfoni sparsi nelle strade. Il boss resta in contatto con i suoi uomini tramite una rete di citofoni che parte dal bunker e arriva nei bar e in altre case. Un paio di segnalazioni fanno scoprire vecchi rifugi abbandonati, ma il vero bunker del boss sembra introvabile. E abbiamo cercato di avere delle certezze. Abbiamo controllato il contenuto dell'immondizia, per dirne una. E abbiamo cercato di fare sui reperti dell'immondizia, c'erano delle sigarette, un confronto col DNA della famiglia Zagaria che avevamo poi acquisito da altri familiari. Abbiamo poi cercato di inoculare dei virus nel computer di Casa Inquieto, che ci hanno dato degli altri riscontri importanti. Poi i movimenti sospetti di una famiglia di Casa Pesenna accendono l'attenzione su una villetta nascosta dietro un muro. È la scoperta di un doppio contatore dell'energia allacciato dalla famiglia Inquieto a incastrare il boss. Due contatori significano energia per muovere un pesante meccanismo, forse una parete mobile, forse qualcosa di più. I magistrati vogliono essere certi di non fare un buco nell'acqua e attendono che il boss si tradisca. Poi, il 7 dicembre del 2011, registrano l'azzeramento improvviso dei consumi e temono una soffiata e la fuga. Così ordinano l'irruzione nella villetta. Cominciano a trivellare il pavimento e a battere le pareti, anche se non hanno la certezza che il boss sia lì. Qualche giorno prima ho chiesto alla polizia giudiziaria di trovare una ditta lontana, tant'è che poi è stata individuata nella provincia di Perugia, che avesse a disposizione una trivella lunga 8 metri, perché io ero disponibile a radere al suolo questa volta, diciamo, l'abitazione, bucando molto in profondità, perché ritenevo che questo fosse in estrema analisi l'unico modo per arrivarci. Nello sfondare varie pareti, peraltro andò via l'energia elettrica, questo determinò l'assenza di funzionamento del meccanismo che dava aria al covo in cui si nascondeva Zagaria. Questo finì per evidenziare l'esigenza di respirare e consentì anche l'individuazione del covo stesso. Nonostante l'avessimo studiato, comunque superava la nostra fantasia, perché
lui era stato in grado di escogitare un'intera stanza che si muoveva su dei binari, che poi apriva, muovendosi e indietreggiando, apriva questo varco per scendere all'interno del bunker, che era un vero e proprio appartamento. Ricordo quando avemmo certezza che Michele Zagaria si nascondeva in quel covo nascosto dal pavimento, mi avvicinai e con grande emozione per il risultato straordinario che si stava conseguendo, urlai: Michele Zagaria, lo Stato ha vinto. Grazie a tutto questo straordinario lavoro delle forze dell'ordine si è giunti alla loro cattura, e questo ha completamente destabilizzato il clan, ha interrotto i legami di questi soggetti con tutta una serie di coperture, di politica, di imprenditoria, che hanno fortemente indebolito un'organizzazione criminale che oggi non è neanche in lontana ombra di quella che era negli anni 80 e nei primi anni 90. La cattura di Capastorta è stata la fine dei Casalesi, almeno di quelli che avevo conosciuto io. Quella generazione è finita. Tutti i boss sono al 41 bis ed è lì che è finito il loro strapotere. Onin ha pure deciso di collaborare. Negli anni successivi gli hanno restato i figli e i parenti che tentavano di risollevare il nome del clan. L'erba cattiva, si sa, ha radici ostinate e in questa terra può sempre rigermogliare. È finita quel tipo di camorra, come a Corleone è finita quel tipo di mafia, ma il contesto è rimasto abbastanza uguale, perché la violenza che si fa economia, o l'economia che utilizza la violenza, è ancora non del tutto delegittimata nei nostri territori, e fino a quando non esisterà un'economia che possa far girare la ricchezza senza servirsi e utilizzare la violenza, la partita è ancora aperta. Questo è quello che so dei Casalesi, ma la mia non è una storia di vendetta, la mia è una storia di veleni, soldi e veleni. Qualche mese fa ho cominciato a tossire sangue e i medici mi hanno spiegato che di mali come il mio nella provincia di Caserta ce ne sono tanti. Tumori incurabili dovuti alla diossina, ai pomodori cresciuti sui rifiuti, alle sostanze sversate nei cantieri, chissà. Questa per me è stata la vendetta. I boss sono in carcere, ma hanno lasciato killer silenziosi e nascosti, sicari sepolti che come morti viventi hanno continuato a uscire per uccidere anche quando il potere del clan è finito. E io che 20 anni fa credevo di salvarmi arricchendomi e tacendo, in realtà mi sono condannato da solo. Thank you.